e il classico Libri immortali per comuni mortali. Dopo il grande sonno di Raymond Chandler, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa a Radiolibri, oggi recuperiamo un altro grande classico del 1939, Chiedi alla polvere, di John Fante. Detto dell'anno di pubblicazione, accennato poi alla comune ambientazione californiana, le assonanze con Chandler finiscono qua. Il romanzo di Fante non è per niente un noir o un poliziesco, ma un racconto particolarmente irriverente sui sogni sbandati di un uomo chiamato Arturo Bandini, che ha rappresentato a lungo l'alter ego letterario dello scrittore italo-americano. John Fante infatti nacque in Colorado da una famiglia arrivata lì dall'Italia, in particolare dall'Abruzzo. Creò la saga di Arturo Bandini negli anni della Grande Depressione e così il suo alter ego, anche lui scrittore in cerca di fortuna, compare in quattro romanzi. Aspetta Primavera Bandini, La strada per Los Angeles, Chiedi alla polvere e I sogni di Bunker Hill. Bunker Hill è il quartiere di Los Angeles dove Bandini va ad alloggiare in una pensione dopo essersi trasferito in California dal Colorado. Vagabondando per la città in cerca di esperienze, conosce una cameriera messicana, Camilla Lopez, e intreccia con lei una difficile e tormentata storia d'amore molto passionale e burrascosa. Sui due amanti incombe lo spettro della povertà e dell'inferiorità sociale. Sul perché Fante abbia scelto questo titolo per il suo terzo romanzo di Bandini fa chiarezza l'autore stesso. Sentite cosa dice. L'ho intitolato Chiedi alla polvere perché in quelle strade c'è la polvere dell'Est e del Middle West ed è una polvere da cui non cresce nulla, una cultura senza radici, una frenetica ricerca di un riparo, la furia cieca di un popolo perso e senza speranza alle prese con la ricerca affannosa di una pace che non potrà mai raggiungere. Mentre sogna di sfondare come scrittore, Bandini ha un chiodo fisso, la cameriera cicana Camilla. Corpo stupendo e testa vuota. Arturo e Camilla fuggono in direzione dell'oceano, ma le cose non vanno per il verso giusto. La loro storia si trasforma in una catastrofe erotica e Bandini finisce così tra le braccia di una ninfomane deforme che si chiama Vera. Ma presto ritornerà a desiderare Camilla, grande consumatrice di marijuana e innamorata a sua volta di un certo Sammy, uno scrittorucolo senza talento. Bandini si muove a tentoni, vuole disperatamente amare, ma non sa come si fa. È arrogante e sprezzante, vive di arance e di ironia, ma sbanda pericolosamente tra complicati affetti e un cronico insuccesso. È la vita di Fante sotto mentite spoglie. E la lingua di Fante è ciò che rende veramente speciale Chiedi alla polvere. Eccone un assaggio. Santa Maria piena di grazia, salgo le scale, ma so che non ce la farò. Devo squagliarmela. I corridoi puzzano di scarafaggi. Una luce gialla pende dal soffitto. Il suo senso estetico è troppo sviluppato per accettare tutto questo. La ragazza mi tiene per il braccio. C'è qualcosa che non funziona in te, Arturo Bandini. Sei un misogino, votato al celibato. Avresti dovuto farti prete. La goffaggine alcolica di Bandini, la sua incapacità di orientarsi nel mondo e di uniformarsi alle convenzioni, hanno reso John Fante un autentico scrittore di culto, quasi del tutto ignorato negli anni 30 e riscoperto e celebrato solo dopo la morte, avvenuta nel 1983. Charles Bukowski lo definì il narratore più maledetto d'America. Pier Vittorio Tondelli aveva una grande passione per lui, così come Vinicio Capossela, che lo ha più volte rievocato nelle sue canzoni e nei suoi romanzi.
Da Chiedi alla Polvere è stato tratto un film nel 2006 prodotto da Tom Cruise con un notevole cast di attori tra cui Colin Farrell, Salma Hayek e Donald Sutherland, a dimostrazione di come Fante sia oggi amato come un vero classico e non più come lo scrittore irregolare e bizzarro che era stato considerato per tanto tempo. Vi consigliamo in ogni caso di recuperare il romanzo nell'edizione Einaudi del 2004 o anche in quella precedente del 1996 curata dalla Marcos i Marcos. Vi farà venire voglia di leggere anche gli altri tre titoli della saga dedicata ad Arturo Bandini, un antieroe sbandato e inconcludente, eppure umanissimo. Chiedi alla polvere di John Fante, dunque, non dimenticate, nell'edizione Einaudi, questo è stato il classico di cui abbiamo parlato oggi a Radiolibri.